Ciao a tutti amici, appassionati, collezionisti, benvenuti a un nuovo video sul canale Diabolik 68. Per prima cosa ringrazio un amico, un ragazzo che mi segue sul canale, molto simpatico e mi fa piacere ricordarlo, salutarlo, Fabio Marando. E quindi, caro Fabio, ti saluto nel video che sto per presentare e ti ringrazio per seguirmi. Ciao Fabio. Allora, oggi vi parlo di un autore, di un disegnatore, di un illustratore che molti conoscono, almeno per le cose principali, ed è Angelo Stano. Allora, perché me ne parlo? Perché Angelo Stano ho avuto la fortuna quest'anno di conoscerlo. E quindi Angelo Stano sappiamo che è un grandissimo disegnatore. Praticamente lui ha disegnato le varie copertine, moltissime delle copertine di Dylan Dog, dal numero 42 fino al numero 360 circa. E praticamente lui, tra l'altro, è quello che ha fatto pure la copertina del numero 1 di Dylan Dog, l'alba dei morti viventi. Perché vi parlo di Angelo Stano? Perché, oltre che è un grandissimo, quindi il fatto che io l'abbia conosciuto mi dà il là per è dinamica, vedete, mi muovo dinamicamente così e copro un po' la luce che fa da riflesso. E niente, perché ripeto, l'ho conosciuto e ho preso un suo volume che io sto cominciando a leggere e poi vi farò vedere il volume con una cosa sempre legata a quello che Diabolik 68 di solito porta come contenuti, e quindi non soltanto il volume, ma insomma ci parleremo poi dopo di questo. No, perché parlo anche di Angelo Stano? Perché io non sapevo alcune cose, cioè sappiamo che lui è un grandissimo disegnatore, come ho detto, sappiamo che ha fatto moltissime copertine per Dylan Dog, sappiamo che fino a circa qualche anno fa era il copertinista principale, poi è diventato Gigi Gavenago, e ha lavorato con tantissimi grandissimi come appunto Sclavi, come Ruiu, come Michele Medda, come Paolo Barbato, Recchioni, Tito Faraci, insomma con grandissimi, e quindi ha sempre disegnato ad altissimi livelli. Tra l'altro è un grande maestro del disegno. Beh, perché lui sostanzialmente, queste cose molti magari le sanno, perché chi è appassionato di Dylan Dog conosce ovviamente i vari autori che si avvicendano, i vari disegnatori, ma per esempio non sapevo che lui avesse, ancora prima di Dylan Dog, avesse appunto fatto dei disegni, delle tavole per dei mini racconti, che ora vi accennerò, insomma, anche perché andremo a vedere ora il volume. Voi dovete chiaramente immaginare che lui comincia a collaborare, ecco, con la Bonelli nel 1985, poi appunto lavorerà al Dylan Dog che uscirà nell'86, ma prima di arrivare alla Bonelli lui lavorava ovviamente per altri editori, anche sceneggiatori non affermati, addirittura sconosciuti, e fece una serie di mini racconti che sono stati deliziosamente raggruppati in un volume che io ho preso e che andremo a vedere. Il volume si intitola Giallo a Matera. Sono 14 mini storie che trattano dal fantastico all'horror, a cronaca, thrill, e quindi in questo volume ci saranno, appunto, si vedranno queste mini storie, tutte illustrate da Stano, da Angelo Stano, dal grande Angelo Stano. E lui queste mini storie le fece nel periodo, quindi qualche anno prima
il passaggio, come diceva la Bonelli, che avvenne nell'85. Disegnò e illustrò queste storie dall'81 al 1984. E l'ultima di queste mini-storie che lui illustrò, appunto, fu appunto una mini-storia chiamata Giallo a Matera. E da questo è stata presa questo spunto per appunto chiamare, intitolare il volume che ora andremo, ci appresteremo a vedere, proprio Giallo a Matera. Ma non è finita qua, perché, anzi, non ve lo dico, godetevi il video così capite cosa la sorpresina. E questo è il volume di Angelo Stano, meraviglioso, che io ho preso quest'anno all'Etna Comics, dove ho conosciuto il maestro. E poi ci sarà un video molto significativo. E niente, cosa posso dirvi? L'ho finito di leggere da una mezz'oretta. L'ho trovato davvero molto interessante perché intanto mentre che diciamo ve lo descrivo, vi faccio vedere la prima, avete visto la quarta di copertina. Molto interessante perché, come vi avevo accennato, si tratta di storie che Angelo Stano, praticamente del periodo di Angelo Stano, antecedente quella che è stata la sua esperienza poi a capofitto con la Sergio Bonelli Editore per quanto riguarda il Dylan Dog. E quindi diciamo che c'è, sicuramente voi noterete ora da qualche tavola, da qualche disegno che ora vedremo, che è molto, ci sono dei tratti che lo ricordano nel Dylan Dog, ma proprio perché c'è un influsso, un'influenza diciamo del disegnatore per quella che è quel tipo di soggetto, quel tipo di tratto. Allora, il volume, come vi ho detto, è Giallo a Matera, tratto appunto da una delle 14, dei 14 mini racconti contenuti in questo volume, e che tra l'altro sarebbe il volume di questa serie che va dal 1981 al 1984, quindi prima dell'85 anni in cui lui sbarcò poi alla Bonelli, sarebbe l'ultimo, e quindi quello un attimino precedente proprio poi alla realizzazione del Dylan Dog e al lavoro che Angelo Stano fece per Dylan Dog, grandissimo copertinista, illustratore, già ne abbiamo parlato, ma già questo ve lo conoscete. E vedete qua questa scritta Altre storie, perché ci sono delle storie, in poche parole, in questo volume ci sono delle sceneggiature di più o meno diciamo sceneggiatori più o meno noti, anche direi misconosciuti, tranne qualcuno che lui stesso poi ha ricordato in questo volume, Ada Capone, che sarebbe per esempio quello che poi disegnerà per Nathan Never. La maggior parte sono o non conosciuti e quindi non sono neanche riportati nel volume, o alcuni che sono non proprio conosciuti ai tanti. Poi ci sono anche delle storie in cui Angelo Stano, non solamente come illustratore, ma come anche sceneggiatore, si cimenta. E quindi qua, ecco, ci vediamo. Intanto è bellissimo, guardate la bellissima copertina, molto bella. Questo è il Dylan Dog di Angelo Stano, c'è chiaramente un'introduzione al volume. Vedete il lungo viaggio di Angelo Stano, e qua c'è tutta una, chiaramente, un'appendice, un'informazione, un editoriale in cui si nota l'Angelo Stano, tutta la storia di Angelo Stano, fino a quando lui praticamente appunto crea queste tavole, perché queste tavole sostanzialmente Angelo Stano poi le ha diciamo consegnate, ecco, le ha date chiaramente personalmente. Poi è stato possibile con questo appunto poter fare questo volume che narra 14, 14 mini storie che lui stesso aveva disegnato. Ora,
Qua vi faccio vedere quali sono i titoli, li potete leggere. Vedete, Viaggio a Matera, Era la più brava e così, e Compagnia Bella. Vedete, Courier Boy, perché era praticamente quella testata settimanale per cui lui appunto disegnò queste, illustrò queste mini storie, che sono praticamente quelle che sono contenute all'interno di questo volume. E vi assicuro che c'è veramente di tutto, perché si spazia un po' dal genere horror, direi soft, proprio horror no, ma si arriva ad un livello che ricorda qualcosa anche di, non so, diciamo, di registi italiani che hanno trattato film più o meno conosciuti come Profondo Rosso. Ci sono delle storie un po' anche a carattere così che arrivano ad un accenno così di erotismo proprio smussato, ecco, non c'è. I disegni sono bellissimi, tra l'altro. Si arriva al giallo, insomma, giallo, thriller, spazia sul genere fantastico. E guardate i disegni, quindi diciamo c'è di tanto. E poi la cosa che mi preme sottolineare, mentre che io vi sfoglio qualche tavola che fa vedere proprio la bellezza di questi disegni del grande Angelo Stano, la cosa che mi preme sottolineare, almeno da quello che io ci scorgo nell'aver letto il volume, è che ogni mini storia ha un messaggio, ha un contenuto che vuole essere consegnato al lettore. Direi, diciamo, come posso dire, quasi come voler lasciare al lettore la facoltà di decidere come interpretare la storia. Sono delle storie che sono tutte chiaramente autoconclusive, quindi non c'è nulla di concatenato, non hanno nessun tipo di collegamento l'una dall'altra, però hanno tutte un messaggio, tutte una morale, ecco, la parola corretta è la morale che ha il termine. E devo dire che qualche storia è molto molto attuale anche ai giorni d'oggi. Si tratta del bullismo, si arriva a trattare la materia anche un po' delle armi, della guerra, diciamo, come posso dire, la perfidia umana, la cattiveria. Ci sono tante, tante, tante cose che vanno veramente gustate. E mi sento, vedete, gatto nero questo. E quindi, diciamo, ci sono delle cose che vanno veramente gustate. E vi assicuro che non mancherà nulla per ognuno poter trovare quella che più o meno è più, diciamo, familiare con il proprio gusto. Benché, ripeto, sono tutte lasciano sempre un leggero amaro in bocca, cioè come posso dire, sono delle storie che anche quelle che si concludono in maniera positiva, in effetti non lo sono del tutto. C'è sempre un retropensiero di come sarebbe potuto andare, di come poteva essere. Quindi io vi consiglio veramente di comprare questo, se non lo avete o se non lo conoscevate, di comprare questo bellissimo volume di Angelo Stano, che è stato finito di stampare nel 2021, se non ricordo male. E quindi dove voi conoscerete uno Stano non dico alle prime armi, no, perché lui già cominciava negli anni 70, insomma, però sicuramente avete uno Stano che ancora non è quello che poi abbiamo conosciuto successivamente, a dedicarsi proprio al genere, diciamo, più horror, ecco, più fantastico, totalmente fantastico, che c'è stato con Dylan Dog. Quindi, diciamo che ci sono, ribadisco, delle belle storie anche di cronaca che qualcuno addirittura può anche ricordare come delle storie che sono realmente accadute. Ovviamente ci sono dei fatti, immagino dei fatti puramente casuali e non volutamente collegati, però non si può far finta o non si può negare che ci sia questo richiamo, ecco. Quindi vedete il genere poliziesco,
ci sono alcune scene che hanno un carattere molto soft, di erotismo, di leggero erotismo, ma poi disegni, guardate che disegni bellissimi, guardate che tratto perfetto. Vi assicuro che ce ne sarà da sbizzarrirsi, e quindi la cosa che mi sento di ribadire è che è davvero, e complimenti ad Angelo Stano, che è davvero un bel lavoro. E questo, diciamo, poi chiaramente questo si conclude, poi guardate che bella immagine, anche vedi la spogliarellista accennata, proprio quei limiti, proprio al pudore lasciato, così, ecco, accennato alla sessualità, vedete, semplicemente dei piccoli così passaggi. Questa per esempio mi ricorda moltissimo Liza Minnelli, non so se a voi, ma a me ricorda Liza Minnelli, che è bellissima. Questa è pure un'altra bella, questa a finire La casa dell'angelo, l'ultima storia. E chiudendo questo volume, quindi, che vi ho presentato, la cosa che vedete, questa è la costina, vedete, Angelo Stano, Gialla materia e altre storie. Vedete, la cosa molto bella è che Angelo Stano, che io ho conosciuto, ripeto, quest'anno, e ci ho potuto scambiare due chiacchiere, mi ha fatto uno sketch che vi faccio vedere, strepitoso. Guardate la dedica, ovviamente la firma è il meraviglioso tratto di Angelo Stano del Dylan Dog, strepitoso. Quindi questo è un volume che questo è il volume che vi ho di cui vi ho parlato e che spero vi sia piaciuto e abbiate gradito la video, chiamiamola più che recensione, diciamo il video di quello che ha lasciato, che mi ha trasferito a me come emozioni nella lettura e nella goduria dei disegni. La risposta possono essere no, meno meraviglioso. Sono
è lo scotto che bisogna fare. Poi maestro? E si paga volentieri. Sì. Grazie. Anche sotto. Sì, vuoi anche una comics? No. Ecco una comics. No. Bene amici, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Questo è il meraviglioso volume di Angelo Stano, Giallo a Matera, che abbiamo appena visto. E quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentatelo, condividetelo. E la cosa che mi preme sempre ricordare a tutti è che dobbiamo cercare di essere sempre positivi e quindi vivere la nostra vita in maniera molto leggera e così spensierata. E quindi ricordo a tutti tre parole che io ogni fine video ricordo per auspicio di tutti gli amici. E quindi, libertà, salute e pace, o pace, libertà e salute, o salute, pace, libertà, vedete un po' che priorità date voi, però sono tre parole che mi sento di dare a tutti voi dal profondo del mio cuore. E quindi grazie per aver visto il video, attivate la campanellina così sarete sempre e aggiornati su quelle che sono le novità. E quindi al prossimo video di The Body 68. Grazie a tutti amici.